cosa dicono le istruzioni? Se non metto la presa io, cioè. Cioè anche tu dimmi che devo mettere la presa. Mentre mia moglie fa sport, io ne approfitto per presentarvi un oggetto che sicuramente farà felice molti di voi. Quello che andremo a vedere oggi è un accessorio che non può mancare nelle cucine. Perché? Perché con questo accessorio qua noi andremo a cuocere a vapore. Cuocere a vapore è molto salutare, infatti per questo io con il Black Friday che c'è stato ieri ho acquistato questo food steamer. Adesso noi andremo ad aprirlo perché ancora non l'ho aperto, quindi non so come è fatto dentro e possiamo decidere se è un valido acquisto oppure no. Comprato sempre da Amazon, io vi lascio il link in descrizione, quindi se lo volete acquistare andate nel link. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate tanti bei like e accendete la campanellina così vedete i video che posterò in futuro. Venite con me. Quindi facciamoci spazio in questo tavolo per il breakfast e apriamo subito questo pacchetto. Ok, come prima cosa qui ci troviamo un vassoietto con le istruzioni che, come ho sempre detto, nessuno leggerà mai, almeno in questo caso dovremmo leggerle perché ci serve. Quindi questo sarà, non è un vassoio, deve essere un coperchio che va a chiudere tutto, quindi lo mettiamo via. Plastica, via. Polesterolo, via. Ok, si leva tutto, è venuto via tutto. Allora facciamo così, scatola via. E leviamo via questa plasticaccia che non ci serve a niente. Allora, qui abbiamo un altro recipiente. Questi tre scomparti sicuramente cucineranno a castello, penso. Sì, a castello. Ok, quindi prendiamo il primo recipiente, lo mettiamo qui. Secondo recipiente, terzo recipiente, quarto recipiente, ma questo in realtà non è un quarto recipiente, mi sa che le istruzioni ci vanno e come. Mi raccomando, forbici con la punta arrotondata. Ok, ci si presenta questo robottino, ha uno schermo, ha uno schermino digitale, quindi minimo e max. Di qua sì, effettivamente l'acqua si mette qua dentro. In teoria non si mette qui dentro l'acqua, si mette qui dentro questo cestello, perché qui abbiamo anche il livello dell'acqua. Mettere il primo cestello qua, penso, mettendo questo cestello penso che di qua esca il vapore così da poter cuocere il tutto. Quindi mettere il recipiente più piccolo che stia sotto alla base e andare così a gradini, quindi il recipiente medio, recipiente più grande che stiano così proprio a scaletta, e poi infine chiudere il coperchio. Che dire, dobbiamo fare una prova, quindi ci vediamo appena dobbiamo cucinare. Allora, come prima cosa prendiamo questo e ci dobbiamo mettere l'acqua, chiaramente l'acqua dentro. Anzi, quasi quasi faccio così, metto direttamente il... è caldo. Va bene, ma tanto ancora non è... Guarda il segno. Ah, il segno, bisogna guardare qui il segno massimo e minimo. Massimo, siamo arrivati. Allora, questo lo mettiamo a posto. Come vedete lì si vede chiaramente il segno minimo e massimo. E a questo punto metto questo qua. Questo qua va qui. Così uscirà qua tutto il vapore. Poi cosa facciamo? Tagliamo le verdure. Tagliamo le verdure con questo. Grazie dalla regia, dal di dietro che mi fornisce il coltello. Quindi tagliamo le verdure. Allora, visto che sono uno chef, tagliamo così, così va bene. Carotina, solo quello mettiamo. Allora tagliamo le fettine, così ce le mettiamo direttamente dentro la vaporiera. Fettine, ok, non sappiamo proprio come fare. Lo mettiamo, e il più piccolo deve stare al fondo, così viene tutto a castello. Quindi cosa dicono le istruzioni? Di accendere. Allora impostiamo, adesso impostiamo il timer. Se non metto la presa io, cioè anche tu dimmi che devo mettere la presa. Allora io lo metto a freddo,
Quindi posizioniamo molto delicatamente queste fettine. Allora, abbiamo deciso di mettere in più strati, così si pensiamo si faccia meglio qua il pollo, quindi mettiamo il pollo in più strati. Prendiamo le verdure che abbiamo tagliato prima, allora poi copriamo. Ok, a questo punto, dopo che abbiamo impostato 15 minuti, noi abbiamo schiacciato praticamente time, abbiamo messo 15 minuti e faccio avvio. Qual è? Fa vedere. Questo 15 minuti. 15. E faccio avvio. Non si parla. È partito. No. È partito. Non c'è la luce. E non c'è la luce. Senti. Senti, sta bollendo, guarda. Metterò il microfono vicino perché... Sente? Adesso scoppia. Secondo noi è partito. Allora, per farvi vedere meglio come è fatto qua, prima abbiamo premuto time, abbiamo selezionato 15 minuti come si vede nel display e adesso siamo a 14, quindi diciamo che 14 minuti è poco. Così abbiamo disposto, siamo un po' scarni ma siamo a dieta però. Allora, mancano 2 minuti, però abbiamo notato che la carne a metà cottura, qua a metà cestello, non è tanto cotta, quindi adesso andiamo a girarla. Che odore di pollame. Ok, adesso riposizioniamo le verdure, facciamo solo questo strato così. Giriamo un po' le verdure. Col terzo strato secondo me dobbiamo mettere, nel secondo e il terzo secondo me bisogna mettere solo verdure. La carne messa solo sotto, perché sennò fa più difficoltà a cuocersi. Adesso aspettiamo questi 10 minuti e vediamo. Allora, mentre prepariamo anche i piselli, qui si sta facendo, sono scaduti i 10 minuti che abbiamo impostato e vediamo un po' com'è andata. Grazie. È pronto da mangiare. Non c'è il coltello. Non è pronto da mangiare. Non c'è il coltello. Dimenticate il coltello. Quindi, in conclusione, consiglierei di acquistare questo articolo per cucinare in modo sano e veloce. Per quello che ho potuto constatare, io mi sento di consigliare questo articolo, perché cucinare in questo modo è stato, diciamo, molto semplice, è stato molto facile impostare il tutto ed è molto salutare, perché non c'è un filo d'olio, tutto a vapore. Molto facile, mi ha davvero stupito questo articolo. Quindi, se volete, io vi lascio il link in descrizione per acquistare questo robottino vaporiera da cucina e provate anche voi, fatemi sapere se acquistandolo vi siete trovati bene. Quindi io, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare tanti bei mi piace e attivare la campanellina che si trova qui sotto, così da vedere i miei video futuri. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati con la prossima tecnologia. Ciao!